Salve a tutte, oggi sono qui per fare un tutorial sulle sopracciglia. E me l'hanno richiesto un po' di persone, perché hanno visto che ho cambiato forma, che ho cambiato modo di farle, che ho cambiato anche il colore che uso per farle. E siccome il mio tutorial sulle sopracciglia è vecchissimo, infatti non so se tenerlo perché attualmente non rispecchia più il modo in cui io faccio le mie sopracciglia, ho pensato di fare un update. Ecco, tutto qua. Spero che vi piaccia e seguite il video. Ciao! Ok, come ombretti per utilizzare prendo l'88 matte e userò questo. E questo perché ne utilizzo due? Allora, quello più chiaro lo userò per riempire il contenuto, diciamo, laddove mancano dei peletti. E altra cosa, non uso colori troppo scuri perché altrimenti vi danno un'espressione quasi da cartone animato. Anche se siete nerissime di capelli, utilizzate qualcosa di leggermente più chiaro. Ad ogni modo, utilizzando questi due e un pennellino angolato, come avevo mostrato già nell'altro video. I miei peli, non so se riuscite a notarli, sono molto ispidi. Ok, quindi io per riempirle uso un pennellino abbastanza cicciotto di Sephora ed è il numero 13. Poi invece il mio preferito per quello che è diciamo, l'azione di precisione è questo, che è della linea Badger di Crown Brush, e un pochino più economico c'è questo, sempre di Crown Brush, che non è da disdegnare, è buono, bello sottile. Ok, cominciamo. Ok, per cominciare farò oggi questo sopracciglio. Vado a prendere il colore più chiaro che vi ho mostrato prima con il pennello, quello più cicciotto di Sephora, e vado a riempire. Io parto dal centro del mio sopracciglio, non parto né da sopra né da sotto. Mi piace colorare dal centro. Quindi prendo un altro po'. E qui non dovete essere particolarmente precisi. Serve solo per dare un attimo di capire la forma più che altro. Ok, poi per i lavori di precisione prendo quello più sottile, questo è quello della linea Badger. Vado a capire dov'è il mio apice. Più che altro perché non voglio fare un disegno che poi non corrisponda alle mie espressioni. Io sono una persona che è molto espressiva con le sopracciglia. Disegnare le sopracciglia, diciamo, troppo con un arco troppo spostato rispetto a quello reale, sembrerei proprio un cartone animato. E poi praticamente con quello più scuro faccio anche i contorni e l'arco. Con l'arco potete usare tranquillamente un colore più scuro. Ora, non so se notate, ma le mie sopracciglia sono sempre un po' diverse, un po' perché questa inizia più in alto e i peli hanno questa direzione di crescita, e invece queste hanno questa direzione di crescita. Quindi non mi dannerò di più a renderle simmetriche. A me va bene così. Tanto se queste la natura mi ha fatto, io queste devo tenermi, no? Poi per disegnare il codino, sempre la stessa regola. Ok, ora prendo proprio una puntina di quello più scuro e per dare un effetto drammatico, questo normalmente non lo faccio, nel senso la mattina non è che abbia un quintale di tempo, quindi proprio per dare un filo di effetto drammatico in più. E dare l'impressione di un sopracciglio più alto, faccio questo, ho fatto praticamente tac, tac, ho fatto l'angolo. Questo di qua si vede meglio. Ok,
E quando avete già riempito tutte le vostre sopracciglia, io tendenzialmente le faccio prima del trucco, perché il mio trucco di in genere segue le mie sopracciglia, nel senso quando vado a fare la sfumatura voglio che lo segua. Poi però è un'interpretazione libera anche questa. Casomai come test degli errori faceste una forma e la volete più precisa o quello che insomma può capitare, andate a, con un cotton fioc con dello struccante, a ripulire la forma. Ok, quando avete fatto tutta la forma delle sopracciglia, potete, ma questo è del tutto opzionale se avete tempo, quindi assolutamente non è nulla di necessario, prendo sempre il cotton fioc però dall'altra parte, quello senza struccante, e prendo un po'. Ce l'ho piccio qui sotto. Questo è di Deborah ed è della linea Mineral Matte di numero 6, Moonstone. Che voce da proprio malaticcia che c'ho. Vabbè, comunque, dicevo, questo è opaco, è un color tan. Sarà onesta, abbastanza scrivente, ma non scriventissimo. Ma ci va anche meglio così. E questo è l'effetto finale. Spero che il mio sopracciglio vi sia piaciuto. Saluto. Ok, questo è l'effetto finale o che più o meno dovreste ottenere. Un sopracciglio che segue le vostre espressioni e che è definito. Spero che tutto vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!